Insieme, una parola chiave per unire la scienza, la ricerca, lo spazio, all'arte. Due mondi esattamente opposti che si sono incontrati sabato pomeriggio presso la Fondazione Carifano, l'artista e l'astronauta. Un dialogo fra lo scultore e pittore considerato uno dei più grandi artisti viventi, Michelangelo Pistoletto, e l'astronauta Paolo Nespoli. Insieme per raccontare come l'arte va nello spazio e incontra la scienza. Oggi spazio e arte sono state protagoniste, ma nello spazio c'è spazio anche per l'arte? Nello spazio si va sostanzialmente per due cose. Il primo, per fare degli esperimenti in un posto dove le cose sono strane perché non c'è la forza di gravità, strane diciamo che si vedono diversamente da come si vedono sulla Terra, quindi andiamo nello spazio per imparare paradossalmente a vivere meglio sulla Terra, ma andiamo nello spazio anche per esplorare, per vedere l'universo. Oggi avete parlato anche di un'applicazione, Space 3, che cos'è? Space 3 è stato un modo per portare la gente di tutti i giorni nello spazio e portare lo spazio nella casa delle persone di tutti i giorni. Quindi era un'applicazione che permetteva di prendere delle immagini che avevo fatto io dallo spazio e di sovraimporle con delle immagini che erano fatte sulla Terra e creare una forma d'arte unica, cioè portare un po' tutti nello spazio. Per la prima volta il simbolo artistico del Terzo Paradiso è stato scelto come stemma della missione spaziale di Nespoli. Il logo a forma di infinito è stato creato dall'artista biellese e la sua riproduzione è stata fotografata, con tutte le difficoltà del caso, dall'astronauta stesso all'interno del modulo spaziale. Un'idea nata per far sì che libertà e responsabilità trovino un punto di incontro. Come si coniuga l'arte con lo spazio? Nel mio lavoro l'arte rispecchia lo spazio così com'è. Direi che è la verità sullo spazio e il tempo. Verità perché lo specchio che io adopero nel mio quadro non può mentire. Il fatto che non possa mentire vuol dire che dice la verità. Su cosa? Su quello che noi vediamo esteso nello spazio-tempo. E quindi l'arte è la visione, la capacità di vedere lo spazio e il tempo. Che cos'è il Terzo Paradiso? Lei ha parlato di primo paradiso, secondo e il terzo? Il Terzo Paradiso nasce da un'antica parola persiana che vuol dire giardino protetto. Mettevano delle pietre facendo una specie di piccola costruzione rotonda nel deserto per proteggere il vento del deserto e lasciar crescere all'interno la natura. Là dove la natura non permetteva alla natura stessa di crescere, con l'artificio si è creato diciamo il mondo artificiale. Da quel giardino nasce il mondo artificiale che con il tempo cresce, progredisce e oggi ci porta meraviglie, ma nello stesso tempo ci porta un degrado della natura.